Sagittario, buonasera. Dal 10 al 23 di aprile, cosa si muove in questo cielo? Beh, si muove poco. Si muove poco. Si muove intanto subito, il giorno 11. Ahimè, si muove la Venere. Perché dico ahimè? Perché si pone in opposizione al Sagittario, si pone ai Gemelli. Quindi, se i primi giorni di aprile vi avevano visto in qualche modo ritornare a essere ottimisti, perché avete avuto, ricordiamoci, 6 mesi di opposizione, di Marte, adesso invece vi trovate l'opposizione di Venere. Quindi potrebbero essere momenti non facili da un punto di vista sentimentale. I segni di fuoco, come voi, hanno dalla vostra parte sia il Sole che Giove in Ariete e Lilith in Leone. Devo anche dirvi comunque che il Sole il giorno 20 cambia, si muove, dal fuoco passa alla terra, le energie cambiano. Il sole passa in toro, quindi smette di supportarvi. Nel frattempo aveva già smesso di supportarvi Venere, più che supportarvi si era già messa in opposizione Venere. Però continuiamo con Giove dalla nostra parte. In acquario vi dà manforte Plutone, almeno per quelli della prima decade. Adesso vediamo quali sono le altre disposizioni. Nei segni d'acqua rimane imperturbato Saturno che fa compagnia a Nettuno nei pesci e Marte in cancro, quindi sono molto forti i segni d'acqua. I segni di fuoco li abbiamo detti, i segni d'aria hanno questa Venere che sopraggiunge in Gemelli, giorno 11, martedì 11, più Plutone in acquario. I segni di terra abbastanza forti. Forti perché hanno in questo momento esatto Mercurio, Venere e Urano in toro. Dall'11 Venere se ne va. Però ricordiamoci che il 20 il Sole passa in toro, ok? Quindi acquistano sempre più forza. Interessante in questi primi 2 giorni sarà la luna nuova. Questa è la seconda luna nuova consecutiva in Ariete. È al 29° grado, vedete, quindi diciamo che è ancora in Ariete, quasi tocca anche il toro, ma la luna nuova in toro sarà il mese prossimo. Quindi una luna ancora una volta che premia segni di fuoco, ok? Soprattutto premia il primo segno dello zodiaco, quindi ci apre ad ogni possibilità. Andiamo a vedere Sagittario adesso come saranno questi 15 giorni, ma soprattutto di che energia parliamo. Vediamo qual è la tua energia interna. Energia interna del Sagittario. Ah, ricordiamoci pure che c'è Mercurio che dovrebbe andare in retrogrado, però ve ne parliamo nel segno che ospita Mercurio. Crona di bastoni per l'energia interna, che sarebbe il nostro re di bastoni. Energia esterna, l'eremita. Lotto di denari. La crona di bastoni, quindi questo re di bastoni. Vediamo di che cosa ci parla. Il re di bastoni è solitamente una persona determinata che sa padroneggiare gli impulsi, l'energia, ok? Che sa essere concreto. Mentre il cavaliere di bastoni sappiamo che è un cavaliere che si muove, ma si muove molto d'impulso, quindi magari veramente non sa come e manco perché a volte. Il re di bastoni invece padroneggia questo impulso. Quindi è qualcuno che anche lungimirante, ok? E che in qualche modo, guardate, guarda oltre questa crona di bastoni,
guarda alle azioni, al risultato delle azioni, alla determinazione, è molto determinato a raggiungere i propri obiettivi. L'otto di denari pure mi parla comunque di una sorta di progettazione. Quindi torna l'energia interna del Sagittario a progettare, a guardare oltre, che questo è, diciamo, il significato principale alla fine di queste carte. Si focalizza sul quotidiano per creare la propria strada, giorno dopo giorno. E l'otto di denari è proprio il giorno dopo giorno, quindi particolarmente attivo proprio nel senso di fare, Sagittario. Fare, si è spenta nel frattempo la candela, come potete notare. Se ci riesco la tolgo, che non mi piace. Ne avevo un'altra di riserva subito dietro. Allora, energia interna del Sagittario. 9 di denari. Interessante che qui c'è l'otto. Eremita. 3 di denari. Imperatore. A parte che risuona molto con l'ariete, però quello che è con l'ariete e con la vergine, quello che è interessante è che l'energia del Sagittario questa settimana è di qualcuno che vuole fare chiarezza, che vuole costruirsi il percorso, che vuole fare chiarezza all'interno di situazioni che sembrano belle ma che poi non lo sono veramente all'interno. Soprattutto qui parliamo di situazioni lavorative, professionali, ok? È un Sagittario che vuole prendersi cura di sé. È lungimirante, sta guardando al futuro più che altro, quindi molto impegnato a creare la strada per un futuro migliore e a chiarire tutti gli ostacoli che potrebbero esserci su questo percorso. Molto bella questa, devo dire, questa energia del Sagittario. Non facciamoci ingannare dall'eremita. L'eremita è la carta numero 9, ma è anche la carta che precede la ruota della fortuna. Tutto quello che facciamo in questo momento servirà per dare impulso, nuovo impulso, nuovo uno sblocco, ok, a quello che è una stagnazione o il periodo o il karma. Esternamente abbiamo questa eremita, 6 di spade, 7 di spade, regina di denari, 8 di coppe. Molto presente l'8, però è interessante trovare questo eremita. Cos'è l'eremita? L'ho detto prima, è la conoscenza, è il mettersi nelle condizioni di capire, di conoscere le situazioni, soprattutto le situazioni esterne a noi, osservare, ma è anche la crescita personale che ci serve per aprirci a nuove possibilità. Questa carta l'abbiamo trovata nell'energia interna, ma la troviamo anche in quella esterna. Quindi c'è effettivamente un processo di crescita in atto per il Sagittario, soprattutto, lo ripeto, lavorativa. Esternamente, secondo me ci sarà, guarda, 6 di spade, 7 di spade, ci sarà un cambiamento. È pronto un cambiamento. Il Sagittario in qualche modo si lascia alle spalle le situazioni conosciute. È vero anche che la situazione esterna non è delle più belle, perché abbiamo questo 7 di spade, che non è mai una bellissima carta. Il 7 di spade mi dice che ci sono stati dei tradimenti. O ci sono state persone, soprattutto a livello lavorativo, o a livello di compagni di vita, compagne più che altro, in genere femminile molto, però non è detto, che ci hanno tradito, che hanno, o che noi, sì, questa è l'energia esterna, che ci hanno tradito, che ci hanno messo nelle condizioni di non capire bene quello che stava succedendo. E in ogni caso un'energia, quella esterna, che mira a un grande cambiamento, dovuto, ripeto, a situazioni che sono state ambigue, che sono state fatte sotto banco, eccetera. Guardate qui. Poi tra l'altro 6 e 7 uno appresso all'altro. Quindi il cambiamento che vi si prospetta, questo cambiamento esterno, di situazione esterna che vi si prospetta, è dato da una situazione ambigua. Le energie sono reversibili, potreste essere voi che siete stati ambigui, ma questa è energia esterna. Penso che sia una persona esterna che ho una situazione che non è completamente chiara. Questa
Invece voi volete chiarezza, l'abbiamo vista qui, ma anche situazione esterna che vuole chiarezza. Quindi io credo che ci sia nel Sagittario, in questi prossimi, arriva con un'energia di qualcuno che potrebbe fare le domande, pretendere risposte, ma contemporaneamente c'è un'energia esterna che fa anche lei le domande, che pretende risposte. Quindi qui c'è un affrontarsi per fare chiarezza. L'otto di coppe mi dice che l'energia esterna alla casa Sagittario potrebbe decidere di lasciarsi dietro tutto quello che c'è stato, tra virgolette, di bello e ad andare oltre. C'è proprio l'idea dell'andare oltre l'energia esterna, quindi il superamento c'è sia nel 6 di spade che nell'otto di coppe, quindi la chiarezza verrà fatta, ma verrà fatta per superare questo momento con questa situazione o questa persona. Andiamo a vedere adesso come sarà la settimana. La prima, parliamo del 10-16. Paggio di coppa, 10 di denari, 8 di denari, ed eccolo qua, mago, torre. Questo paggio di coppe è particolare. Ho due figure maschili e una femminile. C'è la voglia e una figura beve, l'altra no. C'è la voglia di dare, la voglia di farsi avanti, di chiedere scusa anche in qualche caso. Molto presente il campo lavorativo nel Sagittario, forse perché Venere vi si mette in opposizione, quindi meglio non pensarci e pensare al lavoro. Voglia di fare delle scuse, voglia di andare avanti. Occhio che vi rendete conto che vi trovate in situazioni un po' ambigue. Vedete, qui abbiamo tre figure. Però ripeto, sempre dal punto di vista lavorativo, quindi mi ripetono quello che abbiamo visto qui le carte. Qualcosa sta crescendo, qualcosa cresce, c'è un miglioramento sicuramente nella vostra vita lavorativa. Vi rendete conto, soprattutto sabato e domenica, che avete il destino nelle vostre mani, che siete voi ad avere la bacchetta magica. E questa cosa avverrà in una maniera abbastanza improvvisa, dopo che siete stati tenuti appesi per un po'. Quindi ci sono stati dei momenti in cui avete semplicemente atteso che la situazione si smuovesse. Devo dire che secondo me la situazione si sta smuovendo o si è appena smossa. Probabilmente subito dopo Pasqua, sapete, si accelerano certe cose, certi processi, certe costruzioni. Giorno per giorno avete costruito, questo è il momento adesso di modificare il vostro futuro. Il mago, avete nelle vostre mani, e lo sapete, soprattutto tra sabato e domenica, ne siete certi che avete nelle vostre mani il vostro futuro, che siete in grado di, tra virgolette, manipolare, ok, quello che sono le vostre decisioni, il vostro, da un punto di vista economico, professionale, ok, prendere le decisioni siete voi che dovete prendere, è tutto in mano vostra. Adesso andiamo dal 17 al 23, la morte, il 7 di spade ancora, la temperanza, eccomi, il 2 di coppe e la papessa. Ripeto, secondo me c'è qualcuno, qualcosa che qui fa una sorta di doppio gioco, che non è esattamente chiaro, o non lo è stato. La settimana 17 al 23 ne avrete più certezza di questa, di questo doppio gioco, o potreste essere voi che fate il doppio gioco. Una situazione si chiude, potrebbe essere chiusa effettivamente, o potrebbe essere in fase di completa trasformazione. Quindi, e ripeto, secondo me la trasformazione lavorativa, qui parliamo di lavoro, ma non soltanto, perché qui abbiamo il 2 di coppa. Quindi non è soltanto di lavoro, parliamo. Qui c'è un Sagittario che si tiene dentro un mondo, ha il mondo dentro, il Sagittario. Ed è un mondo che è in trasformazione, in forte trasformazione. Grandi cambiamenti dentro di sé, una sorta di rinascita. Questa rinascita la fa piano piano, la fa sottobanco, diciamo così, ok? E
E soprattutto i primi giorni della settimana, dal 17 al 23, saranno pesanti proprio perché deve muoversi in maniera cauta o scoprirà qualcuno che si muove in maniera ambigua nei suoi confronti e dovrà affrontare una vera e propria fenice. Sarà una fenice dalle proprie ceneri, rinascerà il Sagittario, e questo è molto bello. Ma dovrà farlo di nascosto o lo farà di nascosto? La Temperanza mi dice che fine della settimana prossima, quindi dal 17 al 23, è un Sagittario che acquista molta più forza. E siamo in concomitanza, diciamo, con la Luna nuova in Ariete. Molta più forza, e che comincia anche ad affidarsi ad eventuali rapporti a due, quindi ritorna protagonista il sentimento, ritorna protagonista l'amore. Sente che in una situazione c'è senso di appartenenza. Ok, quindi però è una situazione nascosta, è una situazione dove lavora soprattutto l'intuito, dove lavorano i segreti, non è una situazione che viene così esplicitata, quindi ci si muove nei meandri di qualcosa che non è esattamente del tutto alla luce del sole. Credo che non sia male, Sagittario, perché hai bisogno di riprenderti, hai bisogno di ancora di porre in atto in essere delle trasformazioni, delle modifiche che ti permettano di superare il periodo pesante che hai vissuto. Con questa Venere in opposizione non sarà facile gestire anche le situazioni sentimentali, che però in qualche modo diventano protagoniste, soprattutto alla fine dopo la luna nuova, perché secondo me cominci a capire cosa devi puntare. Cali un po', ecco, quelle difese che hai solitamente nei confronti dei sentimenti, e che in questo periodo hai ancora di più, ripeto, proprio a causa di questa Venere che ti si porrà in opposizione, e ti renderai conto di chi è o di qual è la situazione a cui senti di appartenere nonostante tutto. Adesso otteniamo un oracolo per il Sagittario. Perduti nello spazio e i guardiani. Due carte, la 36 e la 60. Andiamo a leggere, questi sono oracoli diversi, non sono quelli dell'altra volta, non è l'oracolo dello sciamano, ma è il sogno dello sciamano, è questo, per chi avesse bisogno di sapere. Perduti nello spazio, leggiamo quello che c'è scritto sotto: bisogno di essere guidati. A volte nel corso della nostra esistenza smarriamo la strada, cadendo magari preda di comportamenti che creano dipendenza o facendoci prendere da gelosia, confronto, riluttanza o paura. Questo succede soprattutto quando raggiungiamo livelli più alti e cambiamo decisamente in meglio. Una parte di noi, nonostante nascosta nella vastità dello spazio, vuole sabotare il nostro progresso. Quindi c'è questo andare avanti, abbiamo visto con l'otto di denari, però c'è anche una parte di voi che in qualche modo si sente persa in questo cambiamento. Nel processo di trasformazione, che l'avevo detto, io ho parlato più volte della trasformazione in queste carte, e l'oracolo non si smentisce. Il nostro mondo interiore non si sente più sicuro o abitabile, mentre scopriamo che i nostri pensieri e convinzioni si sono trasformati, diventando irriconoscibili. Potreste ritrovarvi allo sbando in questo modo proprio adesso, incapaci di concentrarvi e decidere quale sarà il prossimo passo da compiere. Potreste essere stanchi, avere semplicemente bisogno di riposare e riorganizzarvi. Quando perdete l'orientamento, la prima cosa da fare è reindirizzare la vostra prospettiva del tempo. Avevo detto più volte durante la lettura che c'è una grande trasformazione che farete possibilmente di nascosto, ma non perché volete agire di nascosto, ci dice questo oracolo, ma perché vi sentite un po' persi in questo momento di trasformazione. Ok, quindi prendete una strada e cercate di seguirla in modo che vi faccia da stella polare. L'altra carta, l'altro oracolo, è la carta 60, i guardiani. La comparsa dei guardiani in una stesa
è un invito a smettere di fare. Concedetevi una pausa, l'abbiamo visto anche qui, questa trasformazione ha bisogno di respiro. Uscite dalla routine quotidiana, fate un respiro profondo. Trovate il testimone che c'è in voi, che può osservare il fuoco e la furia intorno a voi senza esservi coinvolto. È il momento di farvi da parte. Se vi siete fatti qualche idea o opinione, tenetela per voi. Se nutrite qualche sentimento che deve essere espresso, fatelo nella doccia, quindi di nascosto, ricordate, dicevo, di nascosto. Non lasciatevi coinvolgere da quanto succede intorno a voi, limitatevi ad osservare. I guardiani compaiono per farvi rivolgere l'attenzione verso l'orizzonte, e l'avevamo visto che siete il re di bastoni, via dal formicaio di fronte a voi. Gli altri potrebbero pensare che non state facendo nulla, ma dite loro che state aiutando il sole a tramontare. Ci sono cose più grandi di cui occuparsi. Avete trascorso così tanto tempo a cercare di cambiare il corso degli eventi e le azioni altrui. Lasciate perdere per un po' mentre diventate colui che osserva piuttosto che colui che fa. Quindi è bisogno di prendersi un attimo di respiro. Il Sagittario, anche se continuerà in ogni caso a muoversi, ad andare avanti verso un obiettivo concreto, però lo dovrà fare riposandosi, tra virgolette, non facendo capire nulla agli altri. Questo è il messaggio di base, ok? Perfetto, Sagittario, questo era il tuo oroscopo. Settimana, 2 settimane, come ho detto prima, dal 10 al 23. No, dal 10. Adesso io ti saluto. Mi raccomando, se non sei ancora iscritto, iscriviti al canale, clicca sulla campanella, sarai sempre avvisato dei prossimi video. Noi con l'oroscopo Sagittario ci vediamo fra 15 giorni. Durante la settimana ci vediamo per le nostre solite rubriche. Bye bye.